Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Continuano gli scontri a Playa Fantasma, che da quando ha riacquistato i reduci dall'isola di Sant'Elena è nuovamente teatro di critiche per Elena Prestes. Nessuno come lei, tolta forse Natalie Caldonazzo, ha saputo far saltare nervi al resto dei naufraghi e ora è più agguerrita di prima. È odio con Marco Mazzoli. Ormai non si sopportano più e lo speaker dello Zoo di Radio 105 non è assolutamente l'unico a provare antipatia nei confronti di Elena Prestes, sempre pronta a fare polemica e ad interpretare male tutto ciò che le viene detto, addirittura i complimenti. Volano stracci con Marco Mazzoli all'Isola dei Famosi 2023. Isola dei Famosi, la lite contro Elena Prestes. Anche in studio Vladimir Luxuria ed altri hanno cercato di aiutare Elena Prestes facendola ragionare sui suoi modi di fare, che spesso la fanno passare dalla parte del torto anche quando ha ragione. Neanche è riuscita a rimettere piede sulla costa condivisa dal resto del cast e già è nei guai. La nuova leader Pamela Camassa, nonostante non le fosse mai stata simpatica, ha provato a parlarci civilmente, ma nulla da fare. Dopo il tentativo di confronto con la compagna di Filippo Bisciglia, che cercava di farle capire che non si dovevano per forza stare simpatici tutti sull'Isola dei Famosi 2023 per ottenere un lieto vivere, la 32enne si è anzi isolata ufficialmente da tutti gli altri, diventando la Raz de Gan di questa 17esima edizione. Tutto il caos con Marco Mazzoli è iniziato per delle scarpe. Fabio Ricci dei Jalis le aveva chiesto di spostarle. Una richiesta, quella del cantante alla brasiliana, fatta con toni gentili. Le scarpe erano sotto la tenda. Lei ha risposto che non le avrebbe mai spostate. Non puoi metterle dove dorme, come a dire sto creando il mio angolo e il mio fuoco e comando perché sono la regina della mia tribù, ma gli lasci le scarpe in testa per fare capire che potresti tornare. Lui è pacere, è tranquillino, io no, è intervenuto Marco Mazzoli che con un bastone ha lanciato via le scarpe. Bravo Marco, deve vincere, bella lezione, è pazza? I fan. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.